La colonna Traiana è un monumento che si trova a Roma, nel foro di Traiano, ed è stato eretto nel 113 d.C. in onore dell'imperatore. È una colonna alta 40 metri, sul fusto della quale si avvolge a spirale un lungo rilievo nel quale sono rappresentate le imprese dell'imperatore Traiano in Dacia. Su questa superficie erano narrati episodi salienti e tra questi anche quello della partenza della prima campagna, il 101-102 d.C., che era avvenuta da un porto dell'Adriatico che alcuni vogliono sia proprio il porto di Ancona. La rappresentazione che compare nella scena numero 79 della colonna Traiana sarebbe quella dunque della città di Ancona all'epoca dell'imperatore e i monumenti che sono rappresentati in questa porzione della colonna Traiana sarebbero quelli della città. Un arco ed è l'arco che ancora oggi possiamo ammirare al porto. Una strada che sale su un colle che potrebbe essere appunto il Colle Guasco, un portico che potrebbe essere quello che è stato individuato intorno alla piazza del Senato. Al di sopra di questo si vede poi il Tempio di Venere, che può essere identificato facilmente con il tempio che si trova al di sotto della cattedrale di San Ciriaco. Nella parte destra invece compaiono dei grandi nicchioni che possono essere identificati come iorrea, cioè i magazzini prospicienti al porto, che sono stati individuati e rimessi in luce durante gli scavi del lungomare Vanvitelli. La partenza delle navi al cospetto dell'imperatore avviene di notte, come dimostra la figura di un personaggio che tiene in mano una torcia che sta illuminando il momento in cui le navi salpano.